Siamo a Itri, provincia di Latina, borgo medievale. 6:30 puntuali. Sono in compagnia del buon Antonio. Chi sta guardando? Vediamo un po'. Emanuele Meschino. Emanuele è grande, ma Emanuele è mio cugino. Ah, Andiamo sì? a beccare, abita qua. Dove abita? Non so, penso abita in centro storico. Affacciati, affacciati, dove, dove? Allora, questa qui intanto è una delle porte. Perché per salire al centro storico ogni lato ha la sua porta. Monica, buongiorno. Ancora oggi, quando tipo un anziano va in campagna, dice oggi me ne vado fuori, giusto? Sì. Perché? Proprio perché una volta, quando uscendo da questa porta, dalle porte del centro storico, tu uscivi dalla città per andare fuori in campagna. Lo sapevi? Sì. Sapevo che... È che in realtà Lo Wikipedia sapevo. non lo dice, quindi... Lo sapevo. Non può mancare il tuo buongiorno. Ah, che piacere, grazie. Sembra la scena di un film. Paola dice Lari Collini e Pisane, da Lari. Nunzia, buongiorno. Ciao amico di Mario, ti salutano, eh? Tommaso, buongiorno. Giacomo, buongiorno. No, non si vede. La muraglia esterna, sì. Si dice muraglia? Eh sì. Tu che sei geometra, dammi qualcosa di tecnico. Tu che Ora sei... pre, Gli ho detto questa è una muraglia, dammi qualcosa di tecnico che sei geometra. Lui, e chi se ne mura a pietra? Fatima, buongiorno. Questa è la chiesa di San Michele Arcangelo. Intanto vi fate un'idea dell'architettura. Di fronte alla chiesa era casa mia da piccolo, vedi? Chi è Don Mario? Vediamo se si riesce a vedere. Facciamo una panoramica dalla terrazza. Qui tra mezz'ora si vede il mare, si vede il Golfo di Gaeta. Se è una bella giornata, si vedono anche le isole. Se questa è l'altra chiesa, la chiesa di Santa Maria. Vergine. Questa è stata bombardata durante una delle guerre. Però guarda, il sole comincia a schiarirsi. No, quello è un lampione, Mario. Ah, quello è un lampione. Io ringrazio Antonio intanto perché mi ha fatto compagnia Alla questa prossima. mattina. Io da noi da Borgo Medievale di Itri abbiamo detto tutto quello che da sapevamo. tutto quello che sapevamo, nulla. Ora ci scrive il sindaco. Ignoranti.